Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Domenico e questo pacchettino giallo giallo vuoto vuoto, semplicemente vuoto perché ho rimosso prima di registrare l'etichetta. Che cos'è? Sono dei nuovi arrivi di Dragon Ball Super Card Game e andiamo subito ad aprirli. Come nel video precedente, anche questa volta ho approfittato per recuperare delle carte che mi mancavano, ovviamente. Questi sono i nuovi arrivi. Anche questa volta devo dire che l'imballaggio è perfetto, super resistente, non si piega neanche se mettete forza. Molto molto bene. Apriamo. Vediamo cosa è andato a recuperare il nostro Domenico. Vediamo come ha messo le carte, senza spoiler. Bellissime queste foglierine. Guardate che belle. Mi piacciono un casino. Guarda, proprio belle. Bellissime. Mamma mia. Ok, allora. Ho provveduto a rimuovere le foderine e metterle perfect size. E vi faccio vedere subito cosa ho recuperato. Dunque, sono due ordini diversi, chiaramente. Siccome in un ordine avevo preso poche carte, tipo forse 2-3, non era molto molto invitante, diciamo così, fare un video per due carte. Allora ho detto vabbè, visto che sto facendo un altro ordine, quando arriva anche l'altro ordine metto tutte le carte insieme e faccio un unico video con tante carte, che almeno è anche più interessante da vedere, no? Quindi la prima carta che sono andato a recuperare era questa promo, che non ero ancora mai riuscito a rimediare, ed è veramente bellissimo. Benissima e molto molto forte. La seconda carta che ho dovuto rimediare purtroppo è una Uncommon di Junior, perché non mi è mai uscita, ma ci credete? Vabbè, tanto a 2 centesimi ci sta. Altre carte che ho dovuto recuperare sono due pair di Goku per diventare il migliore, che è una carta fortissima. E mi mancava, cavolo. O meglio, ne avevo solo due, me ne servivano altre due per completare il 4 pair. Ma veramente tanta roba. Quindi, due Goku per diventare il migliore. Mettiamoli qui. Poi due Cilai, la splendida. Un'altra carta molto molto forte. Sempre in doppia copia. Poi ho dovuto recuperare una rara di Ginyu, purtroppo mi mancava, vabbè, pazienza. Al Dom mancano anche le rare una volta tanto. Poi un Gohan SR, perché anche questo, vabbè, tutte le carte che vedete le ho prese perché mi mancavano, non è che le ho prese perché prendo carte a caso come hobby. Quindi una copia di questo mi mancava e l'ho recuperata. Un Bardock anche mi mancava, bellissimo. Poi ho dovuto recuperare una SR di Freezer, di TB3 sempre. Questa carta ha subito una variazione di prezzo non indifferente con l'uscita dei mazzi di Freezer recenti, quindi è diventata quasi introvabile. Me ne mancava una copia e finalmente ce l'ho. Poi un SPR che non vale molto, è molto bella e purtroppo mi mancava, quindi vai, ce l'ho buttata dentro visto che costava pochissimo. E per finire, la ciliegina sulla torta, una secret, ragazzi, BT7 131 Vegito, Kefla e Zamasu, potere del Potara, bellissimo. Maestosa, magnifica ragazzi, magnifica, stupenda. E niente, questi erano i nuovi arrivi. Se il video vi è piaciuto fateci sapere con tanti bei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale, sugli ultimi video che vengono pubblicati e non perdervene neanche uno. Seguiteci anche su Instagram e noi ci vediamo
Come sempre, al prossimo video. Ciao!